A Teramo i residenti della piccola frazione di Forcella chiedono maggiori controlli da parte delle forze dell'ordine, visto che negli ultimi tempi sono stati messi a segno diversi furti in alcune case, colpi compiuti nel tardo pomeriggio da chi evidentemente ben conosce le abitudini degli abitanti. C'è stato anche chi ha avuto i ladri in casa per due volte in pochi giorni, ma purtroppo questa problematica non riguarda solo la frazione di Forcella, visto che episodi analoghi riguardano anche Villa Vomano, La Specola e Piana Piccola di Forcella. Da queste parti, denunciano i cittadini, le forze dell'ordine si vedono poco, per questo motivo i residenti si sono organizzati con delle ronde e un gruppo WhatsApp dove segnalare movimenti sospetti. Maggiori controlli delle autorità, più peraltro un passaggio coordinato con le forze pubbliche per far vedere che c'è qualcuno che vigila sul territorio. Noi stiamo cercando anche da soli di fare delle ronde, anche se è abbastanza pesante, non lo metto in discussione per chi la mattina si deve alzare e andare a lavorare. Questo poi è un territorio vasto perché ci sono tante piccole frazioni, anche se vicine, che stanno riscontrando la stessa problematica. Sì, diciamo che la zona è abbastanza vasta, la zona di Villa Vomano, la zona delle Contrada Piane hanno subito nei mesi passati anche loro dei furti e gli abitanti sono preoccupati anche perché spesso in alcune zone va via la luce e la preoccupazione è ancora maggiore avendo delle zone al totale buio. E ci si preoccupa globalmente, ci sentiamo anche perché c'è un gruppo dove ci relazioniamo, si mandano dei messaggi, se qualcuno ha visto delle macchine sospette lo comunica in modo che gli altri sono un po' allerti se arrivano queste autovetture, anche se diciamo la verità è molto difficile avere la certezza di queste auto perché non è che tutte le auto che passano e non si conoscono si fanno delle segnalazioni, quelle proprio sospette che rimangono sul territorio. Facciamo a fare una perlustrazione, noi cerchiamo di prendere di mira quelle autovetture che riusciamo a intercettare. Installare delle telecamere potrebbe essere utile? Ma dico la verità, ci sono troppe vie d'ingresso, specialmente nelle frazioni, troppe vie d'ingresso e di fuga e sarebbe le strade principali, però sappiamo che chi va a rubare fa un sopralluogo e riesce pure a inserirsi nelle vie, non le strade che non saranno messe sotto controllo, però sarebbe anche un deterrente per sviare le macchine che entrano sulle nazionali.